Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo propone la mostra Da solo non basto, in viaggio con i ragazzi di Kairos, Portofranco e Piazza dei Mestieri. L'esposizione itinerante è stata allestita all'Aquila e poi dall'8 al 18 marzo a Pescara, dal 5 al 14 aprile a Teramo, dal 19 al 29 aprile a Lanciano. La mostra propone un'immersione nell'universo giovanile facendosi eco di domande, attese, ferite e desideri che lo hanno animano e documentando alcuni tentativi di ascoltare e rispondere alle tensioni che lo abitano. Casto di Bonaventura, presidente Centro Servizi Volontariato Abruzzo. Noi con questa mostra vogliamo vedere da una parte la speranza dei giovani, cioè i giovani che oggi si sentono molto soli e spesso non capaci di comunicare con il mondo adulto, in qualche maniera davanti a uno sguardo che cerca di trovare quello che loro hanno nascosto nel cuore, cioè il desiderio di felicità, rispondono positivamente e costruiscono cose interessanti per la società. Quindi riescono a dare un contributo al bene comune in maniera del tutto inaspettata per noi adulti che invece ragioniamo secondo vecchi schemi e che magari non riusciamo ad andare alla loro velocità nel cambiamento delle cose, delle comunicazioni. E poi la cosa più interessante di tutto questo è che all'interno di questa mostra i giovani possono riconoscersi e possono capire che c'è un futuro che in qualche maniera li attende, un futuro di positività. Mauro Battuello, Piazza dei Mestieri. Parliamo di questa mostra e soprattutto di questa iniziativa. Questa mostra nasce da un lavoro comune di tre opere sociali: Kairos, che si occupa di ragazzi messi alla prova che sono nel carcere minorile di Milano, Portofranco, che in Italia ha molti centri di aiuto allo studio dei ragazzi, e Piazza dei Mestieri, che è a Torino, Milano e Catania, e si occupa dei ragazzi che abbandonano la scuola, che sono in dispersione scolastica, insegnando un mestiere e accompagnandoli al lavoro. L'idea che sta alla mostra è che lavorando tutti con i ragazzi, ragazzi diversi ma che tutti hanno la stessa esigenza di felicità, gli adulti che lavorano con questi, che hanno la stessa esigenza di felicità dei ragazzi, possono fare un pezzo di strada assieme se prendono sul serio il livello profondo delle domande. Le domande che nascono dall'impatto con la vita, con esperienze dure, difficoltose, di fatica, di abbandoni, di insuccessi. E questa mostra dice questo: da solo non basta, c'è bisogno di trovare degli adulti che siano con te. C'è bisogno di camminare insieme.